vicino dell'Iselhof abbiamo tutti i nostri vini bianchi, invece i rossi li abbiamo giù al lago di Caldaro. La differenza qui è dell'altitudine, abbiamo 500 metri qui a Caldaro e solo 220-230 metri giù al lago. Allora i rossi hanno più bisogno di caldo, per quel motivo li piantiamo giù in pianura, invece i bianchi hanno bisogno più di un po' di freschezza e stanno bene qui. Tranne un'eccezione, se guardate la montagna, questo è il passo della Mendola, si chiama, e dietro il passo abbiamo un vigneto su 1300 metri di altitudine ed è uno dei più alti d'Europa. Abbiamo questo piccolo pezzo di terra dove abbiamo piantati queste viti che si chiamano Solaris, che fanno anche parte dei vitigni resistenti. Sono vitigni che hanno una resistenza contro l'oidio e la peronospora, vuol dire che non hanno bisogno di essere trattati, come l'insalata che cresce nell'orto. Siamo un'azienda che fa quasi 30.000 bottiglie ogni anno, tra i quali abbiamo 65% di bianco, 25% di rosso, un pochino di spumante e poco anche di passito. Vi vorrei anche far vedere noi lo chiamiamo il nostro laboratorio all'aperto. Se guardiamo qui i pali, su ogni palo c'è una targhetta con il nome della vite, poi il paese d'origine e anche i partner d'incrocio. Vi faccio vedere anche altre varietà, per esempio il Helios. Il Helios ha una resistenza quasi perfetta, non lo trattiamo mai, tranne le annate dove piove sempre. Il Helios è una vite perfettamente resistente, però non eravamo così convinti del vino. Poi noi preferiamo il Bronner o per esempio adesso il Souvenir Gris, il Solaris. Secondo noi quelli sono delle varietà resistenti più nobili. Souvenir Gris, con questa facciamo lo spumante. Il vino è bianco, però l'uva è a bacca rossa, adesso non si vede, è come fare lo spumante dal pino nero. Abbiamo portato poi le Souvenir Gris giù a Termeno, il paese dopo il lago di Caldaro. Qui il papà dal 2002 in poi era uno dei primi tre in Italia che ha sperimentato con le varietà resistenti e li abbiamo piantati qui all'Iselhof sui 500 metri per vedere se la pianta non solo è resistente alle malattie, ma se viene fuori anche un vino, diciamo, buono che potresti anche proporre a un cliente. Abbiamo fatto, mi sa, tre trattamenti in 16 anni, che niente. E invece con il pino bianco, Gewürztraminer, diciamo le viti classiche, convenzionali, facciamo i trattamenti con rame zolfo, perché siamo una tenuta classificata biologica. Noi che non facciamo i trattamenti qui, abbiamo anche, diciamo, l'orto tra le file, e abbiamo verdura e pomodori e tutto quanto. È una sorta di sovescio di qualità, insomma. Sì, sai. Dentro abbiamo anche, vedete, anche lo spumante, no? Sulle pupitre, che va girato tutto a mano, il Souvenir Gris. Poi vedete anche delle barrique dove mettiamo dentro il Cabernet e anche il Bronner per fare il vino Julian Orange. Facciamo un orange wine anche. E poi anche in alcune annate mettiamo anche il passito nel barrique, che sarebbe poi il passito riserva, solo nelle annate migliori. Il metodo ancestrale, dove alla fine abbiamo deciso di anche fare la sboccatura, di sboccare il vino. Normalmente nell'ancestrale il vino poi viene lasciato col fondo, invece noi anche sbocchiamo e vendemmiamo l'uva a fine agosto, quando è veramente matura, dolce. Per esempio nel mondo del metodo classico l'uva viene vendemmiata un po' verde, diciamo. Noi la vendemmiamo solo matura, facciamo le due fermentazioni, sia quella in vasca di acciaio e poi quella in bottiglia, solo con lo zucchero naturale del mosto. Noi non aggiungiamo neanche un grammo di zuccheri artificiali e poi quando sbocchiamo il vino noi aggiungiamo solo un po' del vino più dell'annata più giovane. Per quel motivo è un vino molto speciale, molto naturale. Nessuno lo fa come noi, per quel motivo i tre cipressi anche sull'etichetta con scritto Method Iselhof.
stiamo sotto i 25 mg di solforosa su un litro.